Se c'è una persona al mondo con la quale non vorrei mai competere, quella è David Goggins. Eppure, per le prossime 48 ore faremo esattamente questo: sfidare la persona più dura al mondo. L'uomo che state vedendo è letteralmente una macchina da guerra che nella sua vita ha distrutto praticamente ogni singola sfida fisica gli venisse in mente. Degli esempi: ha chiuso oltre 4.000 trazioni in meno di 24 ore, ha corso la follia di 330 km in una sola gara, ma soprattutto ha passato per 3 volte in un solo anno la Hell Week dei Navy Seal. E se non sapete cos'è, cercatela, che almeno vi fate un'idea. Oggi affronterò una sfida che lui stesso ha lanciato: correre 4 miglia ogni 4 ore per la bellezza di 48 ore. Quindi non importa che piova, che sia notte o che le gambe abbiano letteralmente ceduto, ogni 4 ore si va a correre 6,5 km per un totale di quasi 2 maratone, 78 km. Ora, credetemi, non ho ancora realizzato a cosa sto andando incontro, però non voglio pensarci troppo, è ora di cominciare. Sono le 8 di sera e a questo punto che questo inferno abbia inizio. Dovete sapere che prima di decidermi a fare questa sfida ero abbastanza sicuro che ce l'avrei fatta. Più che altro saranno 78 km con l'impossibilità di dormire a sufficienza, di mangiare a sufficienza. E il terzo, il più problematico di sicuro, saranno le gambe, che a un certo punto probabilmente non ce la faranno più. Non so per quale motivo, ma la mia testa era sicura fossero molti molti meno. Non so che cazzo sto facendo. Comunque lo dico subito: l'obiettivo sarà quello di chiuderla. E poi se sarà un fallimento, sarà un fallimento di cui essere fieri, direi. Mezzanotte, ragazzi, ho provato a dormire e non c'è stato verso di chiudere occhio. Adesso quindi mi porto a casa queste seconde 4 miglia e poi spero davvero di riuscire a dormire almeno un paio d'ore, perché sennò saremmo partiti davvero col piede sbagliato. Vado a correre, dai! Sto già iniziando a sentire la stanchezza, non va per nulla bene. 37 minuti, seconda andata, adesso bisogna assolutamente provare a seguire il programma che ho fatto, doccia fredda e poi tutto il resto. Vediamo che non c'è tempo. 1. Being organized is super important. 2. You want to waste as little time as possible. 3. You need to eat, sleep and rehab in as little time as possible so you can sleep as much as possible. Mezzo avocado e poi la parte secondo me più importante che servirà assolutamente per una sfida di questo genere: gli elettroliti, melatonina per eludermi di nuovo di stare andando a fare un bel sonno lungo. 4. Meal prep and gear prep etc are very important. And then the last one, stay hard brother. Sono le 3:55, le gambe sono già distrutte e in più ho un mal di pancia fortissimo, per questo ho dovuto mettere la felpa. Senso la terza corsa ed è già durissima. Parto a correre e vediamo di portarci a casa. Dai. I primi acciacchi se ne sono sentire. Basta il mio venenti e basta. È una sofferenza completamente priva di senso. Non ha nessun senso una cosa di questo genere. Sto facendo un pezzo a piedi, le gambe sono già andate, però adesso riparto. Sono le 4:53, non lo so, è già tanto difficile. Ciò che mi preoccupa sono le gambe, perché alla fine saranno 78 km a correre, che è una distanza che non ho mai corso ovviamente, in così poco tempo. Devo stringere i denti, se no sarebbe una cosa che saprebbero far tutti. Il primo grande scoglio a questo punto era passato, infatti le prime due corse notturne erano, seppure con tanta tanta fatica, andate, e se da una parte questo un po' mi rincuorava, dall'altra le gambe iniziano a far davvero male, quindi diciamo che il mio corpo stava già iniziando a farmi capire che non sarebbe andata a finire bene. Ragazzi, sono le 7:57 in questo momento, le gambe
adesso stanno davvero iniziando a non andare, nel senso i polpacci scendendo le scale non sono messi bene. Vediamo, proviamo a portarci a casa questi 6,5 km e poi pensiamo a tutto il resto. Diventa davvero sempre più difficile continuare. Si sentono proprio le energie che pian piano scendono. La quarta corsa era stata un disastro e l'unico motivo per cui ero riuscito a finirla è stato un ragazzo che mi ha affiancato e mi ha motivato a continuare. Tornato a casa mi sono buttato a letto ed ero così convinto di non farcela che la quinta corsa, che ho fatto quasi interamente a piedi, nemmeno l'ho filmata. La situazione era quindi davvero tragica ed ero a solo 30 km su 78 da correre. La questione è che sono davvero morto. La parte difficile non sta essendo il sonno, ma le gambe e la tenuta di testa, davvero. Siamo pronti. Penso sarà una corsa parecchio difficile, parecchio difficile. Non so davvero se riesco a farla questa qui. Non lo so. Ormai fare tutti 6,5 km di fila è infattibile. Non ho né fiato né gambe, nessuno dei due. Sono 5,7 km, ce la faccio più. Adesso provo a mettermi qualcosa di motivazionale nelle orecchie. Non ho altre idee. E non sono ancora nemmeno a metà. I believe that most human beings are only living at about 40% of their capability. The mind has a governor, like a car. The car wants to go, but that fucking factory said, we're not going past 91. We have a factory, a nice governor in our brain, and it's a survival mechanism. It protects us from pain and suffering. It knows what you're afraid of. It knows your insecurities. It knows your deep, dark lies, and it starts to push you away from that shit. This is the time where you have to gain control back of your mind. It's okay, let me see if I can go 45%. You start then controlling your mind. Ho male letteralmente ovunque. Gambe, milza. Non si muove un cazzo. È andata anche la sesta corsa, siamo esattamente a metà, 39 km corsi nelle ultime 24 ore e altri 39 all'arrivo. Non so, ascoltare adesso gli ultimi 10 minuti il discorso del folle di David Goggins mi ha forse fatto capire una cosa, cioè una sfida così non si può chiudere se si pensa solo in modo razionale. Non bisogna staccare la testa e chiudere la sfida per ora più difficile che abbia mai fatto. Sarà dura, sarà davvero dura, però noi ce la portiamo a casa. Punto. A tratti vedo tutto a pallini. La gamba destra in particolare non regge più. Fa malissimo. Mamma mia. E sta a me decidere come voglio ricordare queste 48 ore. Complimenti domenica, cazzo. Sono distrutto, cazzo. È finita, mi sa.